Bella a tutti signori e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo su un nuovo gameplay signori. Allora, oggi è sabato, a quest'ora sarebbe dovuto uscire una live, ma è sabato alle 9 noi non facciamo le live signori. Ma da oggi troverete sempre un video con un gameplay di un retro game signori. Oggi siamo tornati su Abe Oddworlds. Signori, detto questo, prima di partire dal video, io vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ricordo di fare un salto sul mio secondo canale, mi trovate come Maullo941bis, vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate sia su Instagram che su Facebook e tramite appunto i social vi informo su quando escono i video e su quando siamo in live, sia su questa piattaforma che su quella viola. Di solito mi trovate qui su YouTube ogni sera alle 21, eccetto il sabato in cui troverete un video dei retro game. Se avete giochi che volete portare sul canale, scrivetelo nei commenti e fate anche un salto sulla playlist appunto Retro Game, perché già qualcuno l'abbiamo portato. Detto questo, signori, è partito così da solo a random, non so che cazzo lo sta facendo, però va bene. Detto questo, signori, guardate un'occhiata ai link in descrizione per rimanere sempre connessi. Ah, è partito così il trailer del gioco, che cosa carina. Ho capito, noi non ci arriveremo mai in questi punti, signori. Questi punti sono già a troppo avanti, io non so neanche dove. Ecco, si è fatto male. Allora, scusate, torniamo nella schermata principale, scusatemi. Tornando sulla schermata principale, molto gentile, grazie. E vi ricordo di dare un'occhiata al link in descrizione perché. Hello, ciao amico mio. Per rimanere sempre connessi col canale. Detto questo, non perdiamo altro tempo e partiamo con il video. Ruptured Farms. They say it's the biggest meat processing plant on Oddworld. I used to work here. Well, I was really a slave, like all the others. That's me. My name is Abe. I was Employee of the Year. Now I'm dead meat. I crossed the meanest boss in the world, Mullik the Gluckin. My whole life changed in just one day. I was working late one night at Rupture Farms. We used to make meat munchies. Until the meaches were through. We still made paramite pies. And we made some good scrap cakes too. I thought I had a good job, but that was before I knew. How we'd make new and tasty, I was still to find. The truth, it turned out. Now that would blow my mind. The Gluckins were scared. Because prophets okay. Were grim. Hey, you see that? Paramites and scraps had been turning up thin. Hey, you're going down. What are you doing, huh? What? But Mullik was cool. Sure. Hey, bud. He had a plan. This new kind of meat. It was us!
just had to escape. I just had to be free. And I didn't even know I had a destiny. So, get me out of here! Signori, ho lasciato l'intro per farvi capire più o meno la storia di questo gioco. Nel senso, noi siamo Abe, l'omino di Lee, che lavora per una fabbrica di cibo praticamente. Solamente che era molto losco il cibo che producono in questa fabbrica. Cosa ha scoperto Abe mentre stava passando la sua aspirapolvere? Che il nuovo prodotto che avrebbero creato in questa fabbrica di cibo sarebbe stato formato appunto da loro, signori, da questi ominidi che dovrebbero essere Mudlon o una cosa del genere. Ora, io non ricordo bene come si cammina. E abbiamo dato una testata terribile, perfetto. Allora, scusate, mi sono così, dovremmo così. Ok, perfetto, così, ok. Così corriamo, perfetto. Come saltiamo? Così saltiamo avanti, perfetto. Allora, l'obiettivo del gioco, signori, è quello di scappare da questa fabbrica. Però c'è anche un obiettivo secondario, che è quello di cercare di liberare tutti i nostri compagni. Questa è l'unica zona misteriosa che ricordo, signori. Allora, liberare i nostri compagni, che non è la cosa più facile di questo mondo. Allora, fatemi un attimino. No, così saluta, come saltava. Ok, così salta. Allora, andiamo a tirare la leva, signori. Vediamo se riusciamo a salvare qualcuno. Vediamo se riusciamo a salvare qualcuno. Dai, così. Ora questo dovrebbe... Che abbiamo fatto? Ok, quello lì si è accelerato. Quindi dovremmo ora, col tempismo che ci... Ok. Salta. No! Siamo morti malissimo. Perché siamo morti malissimo? Va bene, non inizia benissimo questo gameplay. Ottimo, siamo morti male, signori. Aspettate un attimo, vabbè, facciamo finta. Quei tizi li lasciamo lì alla loro sorte. E non facciamoci caso. Allora, questo, come lo tocco lì il pulsante? Zio, devi mettere la mano lì. Come la mettiamo la mano lì? Ah, ok. Directory, ok. Questo ci fa vedere più o meno la mappa di dove siamo noi e di dove dobbiamo arrivare. Non ci ho mai capito niente di questo gioco. Ne dovremmo liberare 99, signori. Già una botta li abbiamo persi. Perfetto, qui ce n'è 28. Che cosa carina. Perfetto, siamo tornati qui. Ok, salve, buongiorno. Andiamo avanti. Saltiamo lì, ok. La cosa graziosa, signori, è che lui fa questo potere strano. E quando ci sono questi nemici... No, se n'è andato, mannaggia lui. Quando ci sono questi nemici, ok, door, perfetto, è un gioco per i tempi, perché forse è 90, 98, 97, non ricordo di preciso, ma per i tempi era un gran gioco, signori. No talking, to follow employers. Allora, stiamo calmi, dobbiamo evitare che il tizio ci veda uscire da quella porta, se no ci fulmina male col fucile che c'ha. Quindi cerchiamo di le tempistiche giuste, dai, così. Esci, Abe. Ok, andiamo avanti. Allora, qui ci sono le bombe. Evitiamo di colpirle possibilmente. Come si saltava? Così, perfetto. Ah, me lo scrive pure sopra come si salta. Col triangolo, perfetto. Dai. Che stiamo andando bene. Ok, dobbiamo evitare che quel tizio si svegli. Io non ricordo come si cammina silenziosamente. Così, ok. No, l'ha picchiato male, bastardo. Allora, stiamo calmi. Se io scendo qui e tiro la leva, ho ammazzato il tizio, ottimo. Abbiamo ucciso uno che non dovevamo uccidere, perfetto. Torniamo là, torniamo un attimino indietro, signori. Forse se lo ammazzo se faccio così, no, ok. Perfetto, ok, vedete? Con questo potere spettacolare ci siamo impossessati del corpo del tizio. Ok, allora andiamo in quella direzione, l'andiamo a ammazzare male. Lo andiamo a ammazzare male ed è stato un piacere per lui. Ok, e lui, ce ne siamo liberati. Ora, vediamo se riusciamo a salvare almeno il tizietto lì. Vediamo se riusciamo almeno a salvare il tizietto lì. Vediamo un attimino con calma. Questo dovrebbe levare le scosse elettriche da quel lato. Dai, così. Ok, zio, mi segui? No, aspettate. No. Ok. Ok, perfetto, dove adesso ci segue, signori? Dai, così, guarda, sembriamo i Beatles. Ci sarebbe la musichetta dei Beatles di sottofondo. Vabbè, non evitiamo copyright terribili. Namose, zio. Ok, aspetta. Io non ricordo se lo devo far cadere qua sotto. Proviamoci. Allora, lui, stai fermo lì. Io tiro questa corda. Ok. Forse l'abbiamo salvato. Questo forse non si è sfracellato
In maniera brutta, brutta, brutta. Brutta, brutta, brutta. No, 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 no. Corri, zio, corri. Corri, Forest. Secondo me mi ascolta ancora? Non lo so. E come l'ammazzi a quello? Scusatemi. Se non posso. Zitto, zitto, piano, 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 piano. Zic, 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 zic. Calma. No, via, via, veloce, 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 veloce. Ok. No. Riesco a prendergli l'anima? No. Ah, è morto da solo. Grande. Complimenti. Complimenti allo zio. E qualcosa mi dice che l'abbiamo ammazzato a quello, signori. L'abbiamo maledettamente ammazzato. Non so che fine abbia fatto. Va bene. Ne sono morti due. Va bene. Scappato nessuno. Va bene. Non è un problema nostro, signori. Noi ci abbiamo provato. Ci abbiamo provato, signori, ma non ci siamo riusciti. Prendete dove ci sono questi uccelli. Noi facciamo il potere e si apre il portale per salvare i tizi. Ma non abbiamo nessun tizio da salvare, quindi. Namosene senza problemi, senza indugio. Ok, questo c'è un altro tizio che poverino farà una bruttissima fine. Evitiamo di farci seguire. Proviamo ad andare avanti, vediamo se riusciamo a fare qualcosa di interessante. Qui c'è un altro tizio, perfetto. Già, in tre sono morti, sì, in due sono morti. Scappati, nessuno. Che cosa bellissima. Ah, qua c'è un portale. Aspetta, no, 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 no. Questi due li salviamo, signori. Questi due li salviamo. Due li voglio salvare, signori. Due li voglio salvare. Aspettate un attimo. Allora, zio, no, no. Hello. Follow me. Dai, dai, così, dai, così, dai. Questo ci riesco a parlare? No, no, questo però no, non mi dà retta. È poco socievole il tizio, vedete? Ora dovremmo arrivare qui. Damose, apriamo il portale e lui dovrebbe scappare come se non ci fosse un domani. Grande zio. Dai, uno l'abbiamo salvato, porca miseria. Uno l'abbiamo salvato, salviamo anche l'altro. Ok, dai, 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 dove sta? Dove sta? Dai, è così, ti apro il portale e te ne vai, zio. Dai, così, e dai, così, dai. Due li abbiamo salvati, porca di non mi ho letto ombriaca. Due li abbiamo. Che cosa che bellissima. Due morti, 95 ancora imprigionati e due scappati. Perfetto, e tre li abbiamo ammazzati praticamente. Va bene, signori, allora detto questo, io vi ringrazio per la visione di questo video. Spero che questi gameplay di sabato sera di Retro Game vi piacciono. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella, raga. Ciao, vi faccio salutare da Abe.